Ore di illustri direttori o giornalisti, ma andiamo al nostro approfondimento. Perché? Perché c'è stato un maxi, una maxi operazione del fisco, soprattutto della Guardia di Finanza. Gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate tra venerdì sera e le prime ore di domenica mattina si sono mobilitati in tutta Italia per un esteso controllo in un centinaio di locali, bar, stabilimenti o stabilimenti di note località balneari, tra le quali Capri, Portofino, Porto Cervo, e per i locali notturni i controlli sono avvenuti in collaborazione con gli agenti della SIAE. Noi questa mattina ne parliamo con Lino Stoppani, che è il presidente del FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per essere con noi. Ne parliamo anche con Ciro Lembo, che è sindaco di Capri. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Ecco, con lei capiremo anche un po' Capri come ha vissuto questo controllo, ma non credo che ci sia molto allarme. Io partirei dal presidente Stoppani. Presidente, da parte dei pubblici esercizi, come avete visto questa, se posso permettermi, incursione, anche se poi in realtà l'Agenzia delle Entrate parla di controlli assolutamente normali? Beh, innanzitutto avete usato il termine maxi, ma se maxi si intende 100 aziende su 230.000 che sono attività di pubblici esercizi, userei magari l'aggettivo ordinario, insomma, ma ciò premesso, sì. Bisogna anche dire che le attività ispettive sono state fatte sulla base di una preventiva e approfondita selezione delle attività che presentavano qualche elemento di rischio basati su elementi informativi presenti all'anagrafe tributaria o nella conoscenza del territorio dove erano presenti anomalie o assenze di controlli in passato. Per cui, se questo è il metodo di selezione, trovare irregolarità è come trovare qualcuno con la febbre in un ospedale. Per cui, al di là della legittimità e della validità di questa operazione, bisogna poi dare la corretta informazione su quelli che sono gli esiti, su quelli che sono le anomalie riscontrate. Dalle sue parole, presidente, capisco che lei non crede molto a questi controlli. No, io sono un fautore dei controlli, perché evidentemente l'evasione è un'emergenza sociale, ma vanno fatti senza spettacolarizzazione, senza invadere quelle che sono le esigenze delle aziende, ricercando anche altrove quelle che sono sacche di evasione molto più ampie rispetto a quelle che esistono nei pubblici esercizi, e sono certamente favorevoli ai controlli rispettosi dei contribuenti, rispettosi del tempo dell'azienda, perché ripeto, il senso del dovere civico anche da parte del contribuente si coltiva anche tutta una serie di rispetto al lavoro che svolgono e anche alla modalità in cui poi il gettito fiscale viene trasformato in spesa pubblica, spesso improduttiva, spesso caratterizzata certo. Dal ma questa è la premessa per approfondire poi un tema sulla quale evidentemente probabilmente la categoria dà le colpe, ma non siamo qui a giustificare, anzi l'evasione è inaccettabile anche perché va combattuta per ripristinare anche le regole di corretta concorrenza all'interno dello stesso mercato. Ecco, sindaco Lembo, lei è il sindaco di Capri e Capri è stata è stata oggetto di controlli da parte della Guardia di Finanza, credo 15 esercizi tra discoteche, gioiellerie, spa, bar e ristoranti. Lei come ha vissuto questa attività da parte dell'Agenzia delle Entrate? Ma per noi è una normalità, perché i controlli si fanno spesso, qua la Guardia di Finanza addirittura le fa tutti i giorni, abbiamo un controllo capillare del territorio, noi collaboriamo con la Guardia di Finanza, abbiamo messo a disposizione così come negli anni scorsi un appartamento per il mese di agosto per avere un rinforzo di personale, insomma abbiamo istituito un presidio nel porto turistico della Guardia di Finanza, diciamo a spese nostre, cioè per noi è una normalità, che poi in Italia ogni normalità diventa eccezione, eccezionalità, insomma è un caso, di fatti poi, come diceva il Presidente, poi gli esiti non si conoscono, perché di fatti sicuramente non c'è stato niente di eclatante, altrimenti insieme al controllo ci sarebbe stata anche la notizia, però noi i controlli a Capri si fanno sempre, tutti i giorni, e poi gli operatori, siccome sanno che il Capri è tra i primi sempre a subire, ad avere i controlli, ma i controlli noi li abbiamo tutti i giorni, per cui sono tutti preparati e mi auguro, come sono quasi sicuro, che non ci sia stata nessuna anomalia. Noi abbiamo un servizio incrociato con la Guardia di Finanza, l'ufficio Anagrafe, l'ufficio Tributi, abbiamo una società tutta pubblica e l'ufficio dell'edilizia privata, cioè con il catasto, cioè noi cerchiamo di incrociare tutti i dati, perché si sa che se paghiamo tutti pagheremo tutti di meno,
E quindi insomma siamo abbastanza organizzati. Ci farebbe piacere sapere i risultati, perché ci sono stati già negli anni scorsi, poi sicuramente più di 15 sono stati i controlli, cioè poi la sera. In passato, sindaco, c'erano stati controlli di questo tipo durante questo periodo? Sì. Ma quella volta non lo dicono, insomma, però oltre a Portofino, Portocervo, è ovvio che a loro serve far sapere, era qui la notizia, quando parte da questi posti, diciamo, conosciuti, ovviamente fa notizia. Però noi a livello dei controlli abbiamo un controllo proprio peculiare sul territorio e quindi sono quasi sicuro che, insomma, perché i controlli ci sono sempre, i finanzieri girano in borghese, in divisa, e adesso abbiamo avuto anche un rinforzo dei finanzieri, per cui il controllo si fa sempre sugli stabilimenti nel borghese. Dice lei, non è assolutamente una novità. Ecco, presidente, noi no. Sì. A Capri no. Presidente Stoppani, dal punto di vista degli esercizi, che tipo di, per così dire, di reazione ci può essere? Si è notato, come dire, la polemica non manca, molti sono stati anche infastiditi, per così dire, da questi controlli. L'atteggiamento di potere di evasione. Tralasciamo l'ipocrisia, perché evidentemente quando c'è un'ispezione, qualunque essa sia, crea problema all'imprenditore, non solo per le potenziali irregolarità che si possono trovare nell'attività, ma perché evidentemente impedisce lo svolgimento dell'attività ordinaria. Sui risultati, presidente, di questi controlli, lei che tipo di giudizio ha? I risultati dipenderanno molto da quello che sono il livello di irregolarità che verranno riscontrati, ma tanto per puntualizzare, il 70% dei pubblici esercizi italiani registrano redditi imponibili ai fini IRPEF congrui, e questo evidenzia già un elemento di regolarità e di correttezza da parte degli operatori del settore. Sì. Il restante 30% non è detto che siano solo costituiti da imprenditori, evasori, o evidentemente ci sono delle situazioni particolari che rendono i redditi imponibili non congrui. Precisato questo, poi di fronte all'evasione ci sono due modi di valutazione. Sì, ancora qualche secondo, presidente. Sì, c'è l'attenzione di chi le considera evidentemente una cosa giustamente da combattere, perché evidentemente. E chi ovviamente non è d'accordo con questo. Il sottosegretario all'economia ha parlato di evasione sinonimo di disperazione, perché in certe situazioni bisogna anche considerare quelle che c'è la gravità del momento. Grazie, presidente. Grazie. Ringrazio lei e ringrazio anche Ciro Lembo, sindaco di Capri. La devo lasciare, scusi sindaco, perché è il momento del giornale radio, ci sarà in conduzione Maria Giannitti, noi torniamo.